d'arte ci sono dal 2016, ma la ricerca. È stata Paola Negrini, rappresentante della Fondazione Banca Popolare, ad aprire nei locali di BPL Arte a Lodi la nuova edizione delle Stanze della Grafica d'Arte. Come ha spiegato Gian Maria Bellocchio, presidente dell'associazione Monsignore Luciano Quartieri, si tratta della prima delle due rassegne d'arte in programma tra novembre e gennaio del prossimo anno. Le stanze della grafica d'arte si compongono di tre spazi caratteristici. Il primo riguarda le carte d'arte e le opere di quattro incisori contemporanei. Si sono presentati da soli Patrizio Di Sciullo, marchigiano, vive e lavora a Roma, Luciano Ragozzino, milanese, biologo e appassionato di incisione, Sara Mazzan, trevigiana, giovane artista già affermata nelle stampe, e Giancarlo Ferraris, astigiano, insegnante in vari istituti d'arte. Le loro opere vanno a comporre buona parte della rassegna di grafica. C'è poi l'area destinata al ricordo di due artisti tra i più affermati nell'incisione. Quest'anno sono stati scelti Pietro Diana, milanese, scomparso nel 2016, e Luigi Timoncini, faentino, deceduto proprio quest'anno. Il terzo spazio è stato riservato alla calcografia al Pozzo di Dogliani in Piemonte. A BPL Arte propone le opere degli incisori più significativi di questa regione. A Walter Pazzaia, infine, il compito di illustrare la cartella artistica 2019 che sarà donata agli aderenti dell'Associazione Monsignor Luciano Quartieri. Contiene quattro opere degli artisti invitati quest'anno a carte d'arte.